Cade finalmente, possiamo dirlo, l'ultimo tabù dei semafori sulla ex statale 16 ed è quello del bivio di Petacciato Marina, che porta sia al mare della spiaggia di Petacciato Montenero e poi sia per andare su al paese a Petacciato stesso. Ecco, come vedete è stata abbozzata già una ipotesi di rotonda e gli automobilisti, molti, sembrano abbastanza disorientati da questa novità, perché così è arrivata la cosa che appunto tutti quanti aspettavano, e abbiamo chiesto anche alcuni commercianti che sono qui, ha detto finalmente, perché davvero questo semaforo, soprattutto d'estate, era causa di lunghe code, insomma di traffico rallentato, insomma, tutte cose che naturalmente davano fastidio e si sono comunque anche adeguati alle normative europee. Questo ultimo tabù, questo semaforo che era appunto nella stazione del bivio di Petacciato. Vedete le persone che adesso stanno girando, che vanno al mare, che vanno verso l'asta, insomma, ecco, rallentano tranquillamente perché adesso, non da oggi, da ieri anzi, non è più in auge il semaforo, e quindi una grossa novità. E finalmente possiamo dirlo, perché davvero era una cosa che ci aspettavamo da tanto tempo. Questo incrocio, anche prima che venisse apportato il semaforo, è stato teatro di tante disgrazie, incidenti stradali anche mortali. Quindi adesso con la rotonda dovrebbe essere tutto più tranquillo, il traffico rallenterà ma sarà scorrevole, come potete vedere non c'è nessun problema, le macchine scorrono tranquillamente. E quindi questa data, 16 luglio 2022, possiamo segnare come finalmente anche l'ultimo dei semafori è caduto, e adesso d'ora in poi, quando finiamo anche ad aggiustarla, sarà anche più bella vedersi. Adesso siamo proprio agli inizi, vedi il cantiere è aperto, però la novità è questa. Da Petacciato Marina, per Termoli Online, Michele Trombetta.